Benvenuti amici ascoltatori di Radio Saiuz per questa nuova edizione di Spazio Aperto. Con voi come sempre Antonella Intrenò. Saluto Rosario Moreno da Treviso, il nostro regista. Ciao Rosario. Buonasera a tutti quanti, siamo qui, ricominciamo, vai alla grande Antonella. Ricominciamo questo nuovo anno, questa nuova Sì, stagione, Rosario, esatto, sì. in compagnia sempre di Massimo Bonella, editorialista di PianetaOggiTV.net. Ciao Massimo, da Venezia, scusate. Sì, no, tranquilla, non c'è nessun problema. Allora, un buon pomeriggio, anzi, ormai una buona sera, visto che la giornata è sfumata. Sarebbe interessante vedere poi cosa è stato fatto fino adesso. Allora, a volte si fa il niente, no? Oppure il Non vuoto. riguarda noi, Massimo. No, noi anzi non abbiamo nemmeno il tempo per poi dobbiamo condensare tutto in 3 ore il lavoro di, 20, di quasi di 12 ore almeno. Allora no, a parte le battute si apre la nuova stagione, da un lato sono contento, da un lato un po' meno perché so che quando si rinizia siamo a settembre-ottobre e ciò vuol dire che si va verso la brutta stagione, come tu sai, cara Antonella, io sono molto molto amico, nemico dell'inverno. Comunque, lasciamo stare. No. Così, giusto per iniziare un po' col sorriso, ho visto le tematiche fuori onda abbastanza tese, non Abbastanza pesanti, sì. altro sì. Salutiamo anche i nostri amici in collegamento quest'oggi con noi, Alfredo Stori. Grazie Alfredo per essere con noi questa sera. È un piacere mio, grazie a voi. Alfredo Stori, che gli ascoltatori di Radio Saiuz conoscono per la sua trasmissione Don Chisciotte e i Mulini a Vento. E salutiamo anche Marco Grilli, che naturalmente ricomincia con noi l'avventura di Spazio Aperto. Ciao Marco. Buonasera a tutti. Questa sera quindi facciamo una bella chiacchierata tra amici, avrei voglia di dire, anche se gli argomenti sono abbastanza impegnativi. Per questo passo la linea a Massimo Bonella per la rassegna stampa. Prego Massimo. Sì, benissimo, rapidamente, non voglio portare via del tempo, anzi con questo nuovo ciclo vedo di essere anche più sintetico. Dunque, saluto anche le associazioni culturali che sono sintonizzate, che noi collaboriamo, dal Sicomoro di Pordenone, la Funim International, Antimafia 2000 per quanto riguarda la legalità, e poi abbiamo anche il Movimento Alternativa con Pandora TV. E quindi entriamo subito nel vivo della attenzione con le prime, con la news che emerge, la top news che emerge in primo piano, che è veramente da metterla in primo piano, anzi in primissimo piano. Ci sono ancora una volta da registrare delle violenze su bambini. Dunque, sono state arrestate almeno 3 maestre, una notizia che è stata lanciata da più testati. Vi faccio un po' una sintesi. Dunque, botte, insulti e minacce ai piccoli alunni, uno dei quali disabili. Sono state arrestate a Partinico, siamo in provincia di Palermo, 3 maestre di una scuola elementare per maltrattamenti nei confronti dei bimbi. A consentire l'avvio delle indagini, alcuni genitori che hanno riferito comportamenti strani dei propri figli e turbamenti improvvisi. Le telecamere e le intercettazioni disposte dall'autorità giudiziaria hanno confermato le violenze fisiche e psicologiche inflitte dalle maestre. Sofferenze fisiche e morali intollerabili, afferma il GIP. Questa notizia dunque in primissimo piano, che poi, anzi, visto che siamo così, come dire, una chiacchierata tra amici, possiamo anche commentare queste situazioni, perché non è solo questa, ce ne sono state, ci sono diversi precedenti purtroppo, anche nei confronti delle persone anziane che sono, come dire, parcheggiate, io dico così perché purtroppo non dovrebbe esserci, parcheggiate negli ospizi, nelle case di, come si dice, nelle case di Di riposo. riposo. Ecco, grazie, ecco Alfredo. Invece queste persone anziane che hanno tirato su i figli, che gli hanno dato un'educazione, che gli hanno dato una istruzione, che gli hanno insegnato la vita, che sono spesi anima e corpo per i figli, dovrebbero adesso invece essere a casa, godersi, come dire, la terza età.
raccogliendo i frutti che hanno seminato, non essere messi in parcheggio in attesa del cimitero. Questo tanto per essere molto, molto, oppure affidati a persone straniere che nemmeno si conoscono. Dovrebbe essere invece questo Stato, che è tutto meno che uno Stato serio, a dire: bene, adesso cerchiamo di dare un'assistenza seria, diamo il tempo anche alle persone di poter, ai figli in questo caso, di poter stare insieme almeno un tot di tempo al giorno per accudire i propri genitori anziani. Ecco, ma siccome qui siamo tutto meno che seri, allora succedono queste situazioni qua. Diamo uno sguardo per finire, ho detto che non mi dilungavo, ma poi a volte certe notizie richiamano delle considerazioni purtroppo più che ovvie, perché insomma come si fa a rimanere così indifferenti? Cioè, ora delle maestre che fanno violenza, si può dire, sui propri figli, sono cose dall'altro mondo. Mi viene in mente Sodoma e Gomorra, ecco, vorrei, cioè, non so, se un giorno dall'altro qualcuno si stanca e ripete un fatto simile, un altro diluvio, un altro Sodoma e Gomorra. 1841, non vi faccio nemmeno la rassegna stampa di Pianeta Oggi TV perché ho già portato via troppo tempo. E allora vi restituisco la linea, Antonella, per la conduzione di spazio aperto, poi gli aggiornamenti a fine programma, vale a dire intorno alle 19:30. Vai, Antonella. Grazie Massimo Bonella, io approfitto per dare un'informazione ai nostri ascoltatori. Abbiamo a disposizione una mail di Spazio Aperto, l'indirizzo è info@spazioaperto@gmail.com, per cui da quest'oggi potete inviare qualunque genere di mail, richieste di informazioni, suggerimenti per le trasmissioni, critiche soprattutto, perché quello che desideriamo naturalmente e migliorare quanto più possibile la comunicazione, per cui, oppure anche suggerimenti, argomenti che si desidera approfondire o che si desidera affrontare. Lo ripeto, info spazio aperto @gmail.com. Chiedo Devo scusa passare la Antonella linea a se Rosario intervengo. per i saluti al network. Sì, grazie Antonella, mi sentite, vero? Certo. Volevo dire, per quanto riguarda l'email, info spazio aperto tutto attaccato, giusto? Info spazio aperto, tutto attaccato, Perfetto. naturalmente tutto piccolo, Benissimo, @gmail.com. benissimo. Allora, questa sera un grandissimo e caloroso saluto a tutti i nostri ascoltatori, le persone che ci ascoltano, ma iniziamo un'altra stagione di Spazio Aperto e sarà proprio di fuoco, Antonella, questo periodo, vero? Temo proprio Ecco, di sì, temo proprio di sì. perfetto, questo è importantissimo. Allora, iniziamo subito dicendo che si è aggregata, si è associata al network Radio Saiuz un'altra web radio, si chiama Modera Noi Radio. Quindi lo potete trovare sul sito di Radio Science, trovate il link e tutto quanto. L'indirizzo di Modena Noi è modenanoi.it, quindi potete andare a visitare. È una radio di Modena, si interessa di sport maggiormente e di news, di notizie. Questo ci fa un grande piacere perché è importantissimo che il network insomma, si allarghi. Si costruisca un bellissimo network. E parlando poi, diciamo, delle altre radio, possiamo nominare classiche radio che sono Radio Reno Web da Casalecchio di Reno, Radio Fava Roveneto da Favaro Veneto, abbiamo Radio Isso da Modena, Radio Valdichiana dalla Valdichiana, Radio Sismondi Libri da Salgareta in provincia di Treviso e l'ultima associata è Modena Noi Radio. Da Modena, insomma, si sente dal titolo. Per quanto riguarda tutto il resto, stiamo ripristinando linee telefoniche e tutto quanto perché ci potete chiamare in diretta 0422 16 26 622, quindi ponete le vostre domande, ma se non volete chiamarci, scrivete nella chat. Da qualsiasi sito del network vi troviate, trovate sempre la chat che è comune a tutto il network, quindi se siete su radiorenoweb.it oppure radiofavaroveneto.it eccetera eccetera, ecco, troverete la chat, scrivete da lì e compare a tutti quanti.
insomma, viene scritto, insomma, viene, arriva il messaggio. Stasera non riesco a parlare, Antonella, ti ho detto, non dovevo farmi parlare. Non ho bevuto, no, sono sobrio, scherzi. Lo so, ma questo spetta farlo a te, lo sai, sin dall'inizio è nata così, per cui deve andare avanti così. Deve andare avanti così, va bene, va benissimo. No. Allora, queste sono le notizie fondamentali. Dicevi, Sì, no, ma dicevo, poi dopo ricordiamoci che già sono partite alcune trasmissioni, per esempio Don Chisciotte e Mulino a Vento, la trasmissione di Alfredo il martedì sera, già siamo alla seconda puntata, questo è il martedì scorso, quindi trovate il podcast direttamente su YouTube. Continua l'esperienza del giovedì delle 20:30 con Radio Piper Fontana Fredda, con Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, la trasmissione di Massimo Bonella. Continua, anzi inizieremo non questo giovedì ma credo il prossimo, ripartirà anche la trasmissione Social Evolution di Luca, e in più ci sono, cara Antonella, caro Alfredo e cari tutti amici carissimi, che ci sono in preparazione nuove trasmissioni, quindi seguiteci che non vi deluderemo. Vai Antonella, un abbraccio a tutti quanti. Grazie Rosario, seguiteci e partecipate perché la vostra voce è importante. Io invito tutti gli ascoltatori a esprimere le proprie opinioni seguendo i canali descritti da Rosario, usando la nostra mail. La vostra partecipazione è indispensabile. Sono pochi gli strumenti che abbiamo a disposizione per esprimere liberamente le nostre opinioni, quindi abbiamo il dovere di utilizzarli nel modo migliore possibile. Come giustamente dicevi tu, Rosario, questa sarà una stagione infuocata, una stagione difficile e impegnativa, perché gli argomenti da seguire sono tanti, da approfondire, ma quello che sicuramente sta tenendo banco negli ultimi giorni è il referendum di dicembre. Siamo finalmente giunti a una data, sappiamo quando sarà possibile esprimere la vostra opinione, la nostra opinione, e chiedo a te Alfredo e a te Marco naturalmente, qual è il vostro parere rispetto a questa consultazione referendaria? Ma il mio parere è no, assolutamente, perché è stato definito da tanti, mi ricordo anche quando ero giovane, si parlava della Costituzione, è indubbiamente una delle migliori che circoli, ecco, per il mondo. Quindi io credo assolutamente che sia necessario dire no, anche perché siamo ridotti a non credere più a nessuno, quindi è di alzare tutte le pietre che incontriamo per strada per vedere cosa c'è nascosto sotto. E quindi ci viene quel dubbio enorme che questo giro di referendum, a parte il costo elevatissimo, non siamo in un momento di siamo in un momento molto brutto, serva solo per garantire a qualcuno qualcosa. Questo è il mio parere. Per te Marco? Ma io stavo dando un'occhiata a come verrà posto il quesito sulla scheda. E già questo è imbarazzante. Sì, beh, la formula è, per carità di Dio, siamo passati dalle cose criptiche alle cose fin troppo palesi, però nel senso che vuole il governo fondamentalmente. Non stiamo parlando di un quesito neutrale che possa essere giudicato tale anche dall'utenza. Perché approvate il testo della legge costituzionale concernente disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo quinto della parte secondo della Costituzione, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 88 del 15 aprile 2016, secondo me, dopo il secondo capoverso, presumibilmente tre quarti della gente non saprà neanche da che parte gira la scheda. Ma al di là di questo, è il messaggio subliminale che contiene questa scheda che è abbastanza allarmante, perché, per carità di Dio, chiaro come non mai, però neutrale proprio no. Tu mi vuoi dire che devi chiedere alla gente se voglia mantenere o meno, oppure portare avanti una riforma costituzionale
come se fosse uno spot pubblicitario. Volete voi la riduzione del numero dei parlamentari? Volete? Votate sì, votate per Renzi. Ragazzi, qua stiamo veramente sfiorando l'inappropriato. Anzi, quantomeno, anche perché questo referendum, o meglio, si vuol far intendere che questo referendum dia la possibilità di giovare di grandi risparmi. Allora, i risparmi del nuovo Senato sono irrisori. Tutto il Senato costa 540 milioni all'anno. La sua riforma ne farà risparmiare meno di 40. Bastava tagliare del 10% lo stipendio di deputati e senatori senza toccare la Costituzione. Questa è una delle ragioni del no espresso da un organo di stampa, del quale non farò il nome perché mi sembra superfluo, visto e considerato, credo l'abbiate già intuito, ma al di là dell'organo in quanto tale, è una considerazione che è necessario fare. Se davvero si vuole risparmiare, quindi fare dei tagli sulla spesa pubblica, è davvero necessario andare a toccare la Costituzione del Senato, la Costituzione, quindi l'organizzazione del Senato? Non ci sono forse altre spese, altre voci in bilancio che andrebbero riviste, ritoccate e ridimensionate, secondo voi? Certo. Prego Alfredo, se... No, dico certo, indubbiamente. Prima, come in tutte, in tutte le aziende che si rispetti, prima di fare delle scelte così drastiche bisogna fare i conti del bilancio. Purtroppo qua non si fa. Ma a parte il fatto che poi ogni fonte che sia stata interessata e che avesse chiaramente la possibilità di verificare conti o comunque di farne, ha pubblicato dei dati completamente diversi l'una dall'altra. Esatto. Per cui se parliamo di governo, vabbè, stiamo sparando grande. Perché quando si è trattato di annunciare la quasi triplicazione delle esportazioni di tecnologia militare, si è fatto un gran cancan. Quando si tratta di dire che si risparmiano soldi in questo Stato, si dice che si risparmiano 500 milioni di euro l'anno, che nel bilancio di uno Stato sono poco più che bruscolini, fondamentalmente. Per noi sono cifre mostruose, ma per il bilancio di uno Stato sono bruscolini. Ma il problema non sarebbe neanche solo questo, cioè legato alle cifre, alla disparità di quello che viene dichiarato da una fonte piuttosto che un'altra. È tutto ciò che ruota intorno a questa struttura. Allora, che senso ha tagliare il ruolo e il numero dei parlamentari legati al Senato e lasciare integralmente il funzionamento alla Camera dei Deputati? Che senso ha? Se veniamo da un bicameralismo perfetto, lo vogliamo modificare? D'accordo, ma che senso ha rappresentare in deputati 630 di numero contro, alla fine erano 315, adesso diventeranno la metà sostanzialmente? E poi, tra le altre cose, andando a far sostenere il ruolo di senatore, che è un ruolo importantissimo, tra le altre cose è la cosiddetta camera alta nel nostro ordinamento, quella formata tra le altre cose dai membri più anziani mediamente rispetto a quelli della camera. Perché? Perché ricordiamolo, l'elettorato passivo per il Parlamento prevede un'eleggibilità dai 40 anni in su sostanzialmente, mentre la Camera dei Deputati dai 25 in su, quando parliamo di elettorato passivo. Sì. Quindi sostanzialmente il Senato ha una veste di controllore più maturo tendenzialmente di quanto non sia la Camera dei Deputati, questo per esplicita scelta dei costituenti e dei padri fondatori. Ora, che cosa ci troveremo ad avere? Un accrocchio, fondamentalmente, qualcosa che non è in grado di funzionare in maniera corretta, coerente e soprattutto corrente, perché teniamo conto che buona parte dei senatori, anzi la totalità dei senatori, verrà formata praticamente da rappresentanti delle regioni. Bello, bellissimo come intento. Peccato che se tu prendi un consigliere regionale o un, che posso dire io, un'altra carica di rappresentanza delle regioni, e la metti a fare anche senatore, quando è che stai in regione a fare il lavoro che deve fare? Punto di domanda. O farà male tanto l'uno quanto l'altro, no? Sì, certo, come no.
Già adesso le cose funzionano come funzionano, quando la gente tecnicamente dovrebbe essere dedicata interamente a quello scopo. Figurati un po' dopo che cosa succederà. Poi questo smistamento di competenze tra Camera e Senato ha abbastanza dell'assurdo, francamente, per non parlare del fatto che poi l'intera riforma centralizza i poteri a Roma e sta distruggendo letteralmente già adesso in anticipo, parcellizzando le competenze delle regioni, soprattutto quelle a statuto speciale che lo sono state nominate. Coinvolte, sì. Lo sono state nominate quella volta dai padri costituenti perché? Perché avevano delle caratteristiche peculiari speciali, tipo il plurilinguismo, la multiculturalità, la particolarità della collocazione geografica. Certo. Quindi il ruolo anche di confine rispetto ad altre popolazioni sempre dell'Europa e non, perché se pensiamo alla Sicilia, la Sicilia confina sì d'accordo col mare, ma fondamentalmente, e lo vediamo anche con gli sbarchi, è il baluardo, se vogliamo, di approdo del Nord Africa. È il nostro confine meridionale, insomma. È il nostro avamposto, sostanzialmente, certo. Se volessimo ragionare in termini militari, anche se in realtà non è, cioè, è così purtroppo di fatto, beh, vedi gli scemi, tutta la polemica che ne è nata anche, ma questo è quanto. Quindi io, vabbè, penso di potermi scoprire senza troppe finzioni, io sono per il no assoluto, ma non perché io non voglia tagliare i costi della politica, perché per farlo bisognerebbe fare altro. Per esempio, prima di parlare di 500 milioni di anno di risparmio con questa riforma in barba alla conformazione del Senato attuale, bisognerebbe pensare che i parlamentari non percepiscono solo un'indennità, ma viaggiano gratis, esattamente. Ma vanno dal barbiere gratis, mangiano gratis, hanno diritto a sostegni da parte dello Stato gratis per sé e per le proprie famiglie tendenzialmente. Sono di carattere ereditario. Praticamente hanno una serie di privilegi che sono assolutamente improbi rispetto al resto della popolazione, per cui già tagliando quelli, perché voglio dire, una persona che anche, diciamo, nella disastrata, tra virgolette, situazione attuale dell'Italia, poi ne potremo parlare perché i miei dati economici sull'Italia non sono poi così negativi come si vuol far passare, o comunque ci sono delle disparità mostruose. Diciamo che una persona in grado di percepire un indennizzo mediamente attorno ai 14-15 mila euro al mese, secondo me il dentista se lo può pagare, non ha bisogno che lo paghi lo Stato, per sé e per la famiglia. O può stipulare un'assicurazione medica, anche di quelle impegnative, che lo copra da qualsiasi altra problematica o incertezza o da qualsiasi altra, che posso dire io, calamità che possa capitare dal punto di vista fisico-sanitario. Tra le altre cose, se volessimo anche di rimando fare un cenno a quella che potrebbe essere la riforma del sistema sanitario in corso, beh, sarebbe da mettersi le mani nei capelli. Stiamo privatizzando la sanità. Stiamo privatizzando la sanità. Marco, Quindi stiamo andando nella direzione di altri paesi che però sono leggermente più evoluti nel concetto di sanità e soprattutto sono leggermente più evoluti anche nel concetto di assicurazione. Quindi diciamo che le argomentazioni a favore del no non sono semplicemente di natura amarcordiana, cioè io voglio che la Costituzione rimanga tale e quale perché mi piace così. No, ci sono delle ragioni per cui è stata partorita, concepita, varata, emanata e promulgata in questa maniera. Quindi, e ci sono altrettante ragioni per le quali è importante che rimanga così. Il no non è un voto nostalgico, non è una, no, è vero. Non è una botta di come dire, di manteniamo tutto così com'è perché i cambiamenti non ci piacciono. I cambiamenti, se è necessario farli, devono essere fatti, assolutamente, perché è tutto in divenire, e comunque una continua e costante evoluzione, ci auguriamo, della vita sociale e quindi politica dell'uomo stesso. Ma in questo caso, nello specifico, troppi sono i dubbi, uno fra tutti, ad esempio, mi capita di raccogliere quando parlo con la gente, si teme molto l'accentramento del potere nelle mani del Premier. Quello che si teme maggiormente è che appunto ci si troverà di fronte ad un Premier che non avrà alcun contropotere, visto appunto il contrarsi
importante delle funzioni del Senato. Corriamo il rischio, secondo voi, di ritrovarci di fronte a un uomo solo che abbia tutto il potere con questa riforma? Ricordiamoci del fascismo. Purtroppo sì. Noi italiani abbiamo una pessima memoria storica. Lo so. Il problema non sarebbe neanche legato, se mi permettete, al ricordo del fascismo, di tutto quello che ha portato o non ha portato. Facciamo una considerazione molto molto estemporanea e attuale. Il nostro Presidente del Consiglio non è un organo eletto. Assolutamente. Un organo nominato, quindi tu vuoi mettere nelle mani di una persona nominata da un'altra persona che non è eletta a sua volta se non per rappresentanza, quindi non è un suffragio universale diretto, ok? Quindi non è che siamo noi a scegliere il nostro Presidente della Repubblica che a sua volta sceglie il capo del governo. Stiamo parlando comunque di un organo eletto per rappresentanza, nel caso del capo dello Stato. Un organo, diciamo, Marco, che alla base dovrebbe esserci un rapporto fiduciario tra cittadino e rappresentante. Allora, qual è il discorso? Che se noi potessimo votare il Presidente del Consiglio, altro che l'indicazione del nome sulla scheda elettorale, che è una cosa assolutamente obbrobriosa, perché è il vorrei ma non posso di quello che succede in altri ordinamenti, non ha assolutamente alcun senso, quindi mi libererei già di quella io se potessi, francamente, perché serve solo a fuorviare l'opinione pubblica. Seconda cosa, non puoi accentrare il potere nelle mani di una persona non eletta ma nominata, perché nel momento in cui è eletta e la popolazione toglie la fiducia a questa persona, questo deve tagliare il taccone, come si dice dalle mie parti. Quindi è assolutamente fuori luogo, per usare un eufemismo. Quindi io penso che i nostri padri costituenti, prendi anche Calamandrei, non si stia semplicemente rotolando nella tomba. Penso che stia scavando addirittura più in profondità, avrà raggiunto il centro della Terra, questo ora sentire quello che sente, perché non è possibile una cosa del genere, è uno stupro della Costituzione. Passi già le riforme del titolo quinto per quanto riguarda l'autonomia regionale, hanno già fatto i danni che basta, ma se andiamo con a considerare questa ulteriore riforma, prego? No, dico, con questa ulteriore riforma, qualora dovesse passare il sì, ci troveremmo in una situazione davvero imbarazzante. Non c'è male. Tra le altre cose, io vivo in una regione a statuto autonomo, Friuli Venezia Giulia, che tra le altre cose, sempre tra le altre cose, è in questo momento amministrata da una giunta regionale presieduta da uno dei due bracci destri, o da braccio destro o braccio sinistro, mettete come volete, di Renzi, che sta letteralmente vendendo la nostra autonomia regionale e il nostro potere regionale al proprio padrone. Quindi, secondo voi io quante ragioni ho per dire sì a questo referendum? Zero? No, diciamo sotto zero. La dice lunga il numero dei comitati che si sono venuti a formare sul territorio nazionale. Ma e poi, perdonami Antonella, di natura prego. Assolutamente trasversale. Assolutamente, era quello infatti che stavo aggiungendo. Non sono comitati di parte, non sono comitati di partito, non sono comitati faziosi, sono comitati formatisi spontaneamente, ma questo è tipico nel nostro paese, formatisi spontaneamente, che raccolgono qualunque genere di appartenenza, di aderenza politica, per cui questo la dice lunga sulla preoccupazione che questa riforma sta creando, benché il cittadino medio sia oramai sempre più vessato e davvero bersagliato quotidianamente di problemi e di grattacapi, perché molto spesso il cittadino medio deve pensare a come risolvere la sua giornata, c'è comunque un livello di attenzione altissimo rispetto a questo referendum. E tanto per rimanere in tema con quanto tu affermavi poc'anzi, Marco, rispetto alla Serracchiani, se non erro, no? Sì. Ecco, allora, l'ultimo coniglio tirato fuori dal cilindro, come sempre mi mancava, devo dire, è il ponte. Il ponte sullo stretto, che torna come torna sempre il conflitto di interessi, che mai è stato risolto e mai sarà risolto, perché sennò in campagna elettorale che cosa avranno da dire?
o devono parlare del conflitto di interessi o devono parlare del ponte, quello è, quindi. Allora, l'ultima affermazione è che con il ponte ci sarebbero a disposizione dei cittadini, aiutatemi perché il dato in questo momento mi sfugge, quanti posti di lavoro? Aspetta, ho sentito una cosa pazzesca. Sì, No, 100.000 no, se non sbaglio, qualcosa tipo 186.000 posti di lavoro. Bon, vabbè, diciamo 100.000 posti di lavoro, tanto per non far torto a nessuno. E così è ufficiale. Ecco, appunto, questo naturalmente servirebbe a collegare la Sicilia al continente, come i siciliani amano dire. Scusatemi la battuta, ma con 186.000 posti di lavoro, meglio, con 186.000 persone, probabilmente gli altri, se camminano sulla schiena di questi, arrivano da una parte all'altra senza problemi. Cioè, mica fare il ponte, eh? Lo facciamo umano il ponte con 186.000 E persone? forse sarebbe anche un ponte più sicuro, considerato come vengono costruite anche le case, no, in territorio sismico, laddove si vede che c'è più sabbia che cemento, insomma, vabbè, lasciamo perdere. Voi non ricorderete uno sketch del grande Albanese, quando faceva la parte dell'onorevole Cettola Qualunque, diceva: abbiamo posato la prima pietra. A dire la verità, era l'undicesima prima pietra. Se andiamo avanti così. Ma io veramente ricordo il famosissimo slogan, non so se lo ricordate anche voi, ma per decenza non lo ripeterò. Comunque sia, abbiamo 100.000 posti di lavoro promessi, il famoso ponte che finalmente collegherà la mafia all''ndrangheta, quindi gli scambi fra le due organizzazioni verranno finalmente agevolati, che in effetti è l'esigenza primaria nel nostro paese. Quando al tempo Mister B, come mi piace chiamarlo, aveva paventato la possibilità della costruzione del ponte, la stessa Serracchiani dichiarò: Berlusconi, prima di morire, spero di attraversare il ponte di Messina. La controbattuta della Serracchiani fu: viva pure a lungo, ma provi a non dire scemenze. Mi domando come mai non abbia fatto la stessa affermazione rispetto alla paventata costruzione del ponte da parte di Renzi. O tempora o mores, dissero i latini. Il ponte viene ciclicamente tirato in ballo, ma alla fine della fiera sarà questa davvero la struttura, l'infrastruttura di cui il nostro paese necessita? Ma guarda, Quando abbiamo a livello locale ancora una situazione di trasporti assolutamente disastrosa? Basti ragionare su questa cosa. Lui con 80 euro al mese ha comprato buona parte degli italiani, perché altrimenti non sarebbe lì dove è adesso se non fosse così, fondamentalmente. Quindi non so, probabilmente con 186.000 posti di lavoro vuole aprire una nuova sorta di superenalotto, non lo so, staremo a vedere. Ma è perché deve distrarre la gente dal referendum del 4 dicembre, oltre che dalle piccole problematiche legate alla legge elettorale, sulla quale sta facendo marcia indietro, quando prima mai al mondo non si tocca, non si tocca, e che sta perdendo terreno, amico Fritz. E soprattutto qualcuno gli sta bussando alle spalle, perché tutte queste riforme qua, secondo voi, sono, come dire, endogene o sono esogene? Prova a Io farvi questo. temo che, beh, credo che sia abbastanza scontata la risposta. Certo, perché nel momento in cui si sente che la gente voterebbe più per il no che per il sì al referendum, e l'ambasciatore statunitense si inventa di dire che se l'Italia non procederà con le riforme, gli Stati Uniti faranno un passo indietro, secondo voi, giusto così, per fare una domanda sciocca, da dove vengono le pressioni perché l'Italia faccia un certo tipo di percorso? E perché è incrementata l'esportazione di tecnologia militare, soprattutto verso paesi della NATO? E perché tante altre cosucce? Punto di domanda. Ma questo referendum, o meglio, l'auspicio che sia il sì a vincere, è giunto anche dalla comunità europea. Se non ricordo male, è stato proprio Juncker a dichiarare che se l'Italia vota no al referendum perde una grande occasione. Ora vado a verificare che sia stato lui, ma se non erro è così. Sì, ma sono tutti cani, sono tutti gli stessi cani al guinzaglio dello stesso padrone. Ecco,
E qui ci troviamo comunque alla fine con un capo di governo che è stato estromesso dall'incontro che c'è stato qualche giorno fa tra la Merkel, Hollande, è stato un brutto segnale anche quello. Ma io se fossi in Olanda, tanto per cominciare, eviterei di ripresentarmi alle prossime elezioni, francamente, perché tanto prenderà una di quelle batoste che non è mai adesso. E se tanto mi dà tanto, l'amica Le Pen probabilmente se ne avvantaggerà una volta di più. Ma questo è un altro discorso. Per quanto riguarda Renzi, è perché chiaramente probabilmente la sua parabola si sta esaurendo. Che se ne dica. Ma è una parabola che comunque si sta chiudendo per un'evidente, come dire, inconcretezza. Cioè, questo paese ha bisogno, allo stato attuale, di provvedimenti davvero seri, strutturali, che non sono certo quelli che riguardano la Costituzione. E Ripeto, neanche il ponte se... sullo stretto di Messina. Assolutamente no, vabbè, ma dai, il ponte sullo stretto di Messina è da Mi sempre mancava, ragazzi. una questione, come dire, elettorale, cioè viene sempre utilizzato, sempre strumentalizzato, ma alla fine, a parte il fatto che si è sempre sostenuto che i costi non sono sufficienti a coprire i benefici, è un'opera improponibile per la situazione geofisica, insomma, territoriale. È difficile che in un paese dove, ripeto, le case in territori sismici vengano costruiti con sabbia, è difficile che in questo paese si possa costruire un ponte che colleghi le due estremità e che lo possa fare in sicurezza. Allora, sappiamo qual è il livello di corruzione nel nostro paese, sappiamo che ci costa il 60% della spesa. Sappiamo che da quelle parti lì l'attribuzione dei lavori non sarebbe, come dire, fatta alla luce del sole. Allora, in virtù di questo, che senso ha, se non propagandistico, proporre ancora la costruzione del ponte? Non c'è nemmeno più da discuterne. Penso che siano altre le cose su cui si debba puntare l'attenzione. Ieri sera, per esempio, fino a tarda notte, c'è stata la riunione per la discussione del DEF, è iniziata alle 21:35 circa e si è portata avanti sino a notte fonda. I numeri che ne sono emersi, insomma, sono abbastanza espliciti. Pare che ci sia stata una trattativa estenuante tra Renzi e Padoan. Il Premier che chiedeva un deficit al 2,5 e per altri 8 miliardi, Bruxelles che concede il 2,3. Insomma, qui ci troviamo in una situazione dove abbiamo perso completamente, mi sembra di poter dire, la sovranità nel nostro paese. Ieri ero ospite della trasmissione su Radio Piper. Ieri abbiamo registrato, si può dire tranquillamente. Sostanzialmente, visto una chiacchierata tra amici, lo dico, tra parentesi, e io ho detto: ma consideriamo che due ministri degli esteri di due stati che non c'entrano assolutamente nulla con quello di cui stanno parlando, e le leggi Stati Uniti-Russia contro Siria, tra virgolette, cioè loro due stanno parlando della Siria, stanno ragionando sul cessate il fuoco, eccetera, 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 in territorio siriano. Ma voi siete siriani? No. Che diritto avete di stabilire voi quali debbano essere i criteri per i quali la Siria debba andare o non debba andare avanti? State violando l'autodeterminazione di un popolo? Ma stiamo scherzando. Questo è il dramma grosso. C'è della gente che si permette di mettere il naso a casa nostra e dire cosa dobbiamo o non dobbiamo fare, senza contribuire peraltro in meglio allo svolgimento della vita sociale nel paese del quale si sta parlando. Shimon Peres, pace all'anima sua che oggi ci ha lasciati dopo un ictus, perché altrimenti sarebbe ancora qua, ha detto che gli italiani possono tutto e possono realizzare tutto. Basta che sostanzialmente, sto parafrasando i contenuti di quello che diceva lui,
possono fare tutto, basta che si impegnino a farlo sostanzialmente, che trovino la voglia di farlo. Io l'ho provato da italiano all'estero per un periodo e mi sono accorto che la cosa è così. E noi ci facciamo dire dagli Stati Uniti che cosa dobbiamo fare o che cosa non dobbiamo fare, dall'Europa se possiamo o non possiamo spendere soldi che sono nostri. Ma stiamo scherzando? In piccolo ve la riporto sul territorio nostrano. La legge di stabilità dice che i comuni non devono spendere praticamente più dell'anno precedente. Ok? Ci sono comuni che hanno accumulato anche dei tesoretti che potrebbero investire, concorsi, incremento di personale, leggi le forze dell'ordine, polizia municipale, meglio polizia locale come si chiama adesso, un'altra opera incompiuta dell'ordinamento italiano. E non possono farlo, non possono indire i concorsi, perché non possono spendere soldi. Ma potete chiederlo a Flavio Tosi a Verona, potete chiederlo a Alessandro Ciriani a Pordenone, potete chiederlo a N altri comuni, potete chiederlo anche alla Regione Toscana, volendo. Attenzione, Regione Toscana, cioè la patria di Matteo Renzi, che ha soldini da parte che non può investire per fare determinate opere perché la legge di stabilità dice che non lo puoi fare. Ma siamo pazzi? E poi andiamo a discutere in Europa della flessibilità. Ma e poi perché le incoerenze continuerebbero, proprio potrei andare avanti tutta la notte, fino a tutta la notte probabilmente. Ma e allora di che cosa stiamo parlando? Ma ci rendiamo conto? È il problema adesso andare a discutere di quesiti referendari o no? Sì, certo, per una questione di democrazia, ma per una questione di contenuti. Cioè, ragazzi, siamo ridotti male, ma non perché l'Italia non sia ricca, perché A, l'economia potrebbe essere florida, ma oltretutto, e faccio riferimento per esempio, Consiglio regionale del Veneto, l'ho ridetto anche ieri sera, Consiglio regionale del Veneto ha votato all'unanimità una mozione per la rimozione delle sanzioni contro la Russia. Perché? Perché il Veneto, come la Lombardia, come il Friuli e altri territori del nord-est-ovest italiano, fruivano di ottimi rapporti e relazioni commerciali con ambienti russi, che tra le altre cose si riflettevano in positivi bilanci a livello economico per tutta l'Italia, tra parentesi. Certo, certo. E si trovano a non poter più commerciare con i propri partner d'elezione perché qualcuno ha detto che non lo possono fare. Ma non qualcuno nostrano, qualcuno che da fuori dice no, la Russia è cattiva. E chi l'ha stabilito questo? Come quelli della WADA che hanno sottoposto a screening tutti gli atleti della federazione russa causandone l'esclusione dalle Olimpiadi, e loro hanno un atleta più dopato dell'altro, ma soprattutto perché la WADA è un'agenzia americana. Sì, è un problema molto serio questo, un problema davvero di difficile soluzione, soprattutto perché sembra che ci sia una sorta di assuefazione a questo stato di cose. Io mi auguro che questo rifiorire del dibattito pubblico possa cominciare a smuovere un po' le acque. Ecco perché io invitavo gli ascoltatori ad esprimere comunque la loro opinione. Il silenzio non fa altro che agevolare tutto questo e ci rende ancora più schiavi, perché il malcontento perché il malcontento, la tensione sociale che ormai è tangibile in qualunque ambiente si frequenti, che sia di lavoro o no, siamo un popolo stremato, un popolo davvero piegato da tutto questo, ma abbiamo comunque ancora una possibilità, ma è una possibilità che deve passare dalla volontà di partecipazione, dalla volontà di dialogo, di confronto, che non si limiti soltanto al momento referendario o al momento dell'amministrazione, della votazione nelle amministrazioni locali, perché voi concorderete nel momento in cui ci sono delle votazioni amministrative a livello locale. C'è un fermento, c'è un movimento, c'è comunque un desiderio di esserci, che poi però si spegne. Si spegne sotto il peso dei problemi quotidiani, che sono diventati di difficile gestione per ognuno.
Per cui, se riuscissimo a capire che il confronto, l'unione, l'espressione della propria opinione è il sale, è davvero la vita, è l'humus sul quale far crescere il seme della democrazia, quella vera, quando capiremo questo, riusciremo finalmente a mandare a casa qualcheduno che ha tentato prima una personalizzazione perché è convinto del proprio potere e che poi ha dovuto fare velocemente marcia indietro perché si è reso conto appunto che la parabola è ormai in fase discendente. Ma considerato che sono le 19:19 e tra breve dovremo ridare la linea a Bonella per gli aggiornamenti e quindi le ultime news, vorrei chiedere a Alfredo e Marco se avete seguito, tanto per rimanere in tema, il confronto tra Hillary Clinton e Donald Trump, confronto dal quale pare la Clinton sia uscita tra virgolette vincitrice. Sì, io ho seguito poco, ma allora non era favorevole, in effetti non è esatto, non mi piace, come penso un po' a tutti, il Trump, perché puzza di Ku Klux Klan e via discorrendo. Speriamo bene che non succeda, perché credo che poi i rapporti con le altre nazioni o comunque anche internamente diventino abbastanza brutti. Volevo solo aggiungere una cosa, leggevo qua su un sito, in questo termometro politico, il PD, Partito Democratico, dal 19 settembre al 26 settembre è l'unico che cala di un punto, di 1,2, mentre tutti gli altri crescono o sono stabili. Questo è già un bel risultato. Io, questa è la mia idea, ecco. Speriamo. Ah, volevo solamente aggiungere una cosa del primo discorso che è stato fatto sulla violenza, sugli asili e anche sulle le case di riposo. E sembro letto che prima non era possibile portare alimenti dall'esterno, data la crisi e i tagli è stata modificata la legge ed ora si può portare sia nelle scuole sia dove bisogna mangiare alimenti dall'esterno, dalle famiglie. È una sciocchezza, però dice qualcosa questo. Dice qualcosa, come quando a scuola devi portare la carta igienica, devi portare la fogli per la fotocopiatrice e noi cerchiamo di costruire il ponte sullo stretto e altre sciocchezze di questo genere. Amenità varie, sì. Esatto. Bravo Alfredo, perché tra le altre cose stavo ripensando al ponte sullo stretto e alla devastazione del terremoto. Giusto. Noi andiamo a pensare di costruire il ponte sullo stretto di Messina e abbiamo subcultura e come posso dire, abbiamo una parte del nostro territorio interno che ha urgente bisogno di essere rimesso in sesto e dobbiamo andare a spendere soldi per il ponte sullo stretto di Messina. Cioè, questo è un ragionamento da deficienti, come minimo. È logico, ma sono proprio deficienti. Certo. Sono deficienti, non hanno nessuna cultura politica. Vediamo questi giovani né ministri che non hanno né lauree di nessun genere o comunque non hanno nessuna esperienza, vedi quello della sanità, giustamente la Gino Strada in un post su Facebook dice: ma come si permette questo ministro di decidere quali sono gli esami che si possono fare e non si possono fare? È una cosa vomitevole proprio. Scusate, il Fertility Day, cioè. No, lasciamo perdere, no, ti prego. No.
No, no, guarda, è qualche cosa. Davvero stendiamo un velo pietoso, perché io non posso sentire che un ministro prende provvedimenti disciplinari rispetto a chi ha seguito l'organizzazione della campagna. Scusate, mi domando, ma prima non l'ha vista? Non si è resa conto prima dello scempio che stavano mettendo in atto? E oltretutto, questa colpevolizzazione delle donne per le quali la clessidra gira è un'idiozia. Ragazzi, rendiamoci conto, qui non si sposa più nessuno, non ci sono più nascite in questo paese, perché mancano le condizioni economiche. E poi fanno il Fertility Day. Io non so perché innanzitutto si debba chiamare Fertility Day quando si potrebbe chiamare Giornata della Fertilità. Abbiamo una lingua meravigliosa che continua ad essere applicata a favore di altro. Va bene, non è una botta di nazionalismo. Grazie, ma se l'avessi detto io sarei passato per l'autarchico di turno. Non è una botta di nazionalismo di quelle sfrenate, che non comprendo la ragione per la quale si debba continuare a mutuare dell'altro quando abbiamo tanto di nostro ed è anche molto ricco, se vogliamo, no? Quindi anzitutto questo. In secondo luogo, rispetto alle scelte di carattere sanitario di questo ministro, come voi sapete, Ugo è un medico di medicina generale e io lavoro con lui, sono la sua segretaria, per cui quotidianamente noi siamo in prima linea, come suol dirsi. Siamo il primo step che il paziente, anzi il primo passo che il paziente deve effettuare per poter accedere a tutti i servizi, se così vogliamo definirli, messi a sua disposizione. Ragazzi, qui la verità è soltanto una e lo dico senza tema di smentita: il Servizio Sanitario Nazionale è fallito da moltissimo tempo, nessuno ha il coraggio di dirlo, ma di fatto è così. Siamo partiti da più di 200 esami e prestazioni che erano soggette alla appropriatezza prescrittoria. L'appropriatezza prescrittoria è un concetto che a tutt'oggi non è stato ancora completamente definito. Da questi si è passati a 50 esami e prestazioni di carattere prevalentemente genetico. Ora sembra che ci sarà un ulteriore ritocco. Allora, il bene da tutelare qui qual è? È la salute del cittadino e quindi la possibilità di spendere meno soldi, perché se abbiamo meno pazienti diabetici, meno pazienti ipertesi, meno pazienti che accusano malattie di carattere tumorale. Vi vorrei far presente che le malattie tumorali negli ultimi anni hanno subito un'impennata impressionante, e la cosa che impressiona di più sono le patologie tiroidee, che prima erano a quasi esclusivo carico di noi femminucce, quest'oggi coinvolgono anche moltissimi uomini. Perché? Perché le condizioni ambientali sono disastrose, mangiamo, beviamo e respiriamo veleno allo stato puro. Per cui, come è possibile tutelare la salute del cittadino, e il cittadino versa i suoi soldi attraverso le tasse, attraverso le accise, attraverso tutta una serie di balzelli che nella vita sono presenti, onnipresenti, qualunque cosa si faccia, c'è un balzello. Allora, ogni cittadino versa il suo per potersi garantire le prestazioni sanitarie. Prestazioni sanitarie che ad oggi sono quasi inaccessibili. Vi faccio un esempio fresco di questa mattina. Una famiglia composta da 4 persone, papà diabetico, la mamma ha qualche problema di tiroide, i bambini andrebbero monitorati perché la patologia diabetica purtroppo passa di padre in figlio, di madre in figlio, eccetera. Bene, questi genitori si sono rivolti al pediatra, perché i bambini sono ancora in età pediatrica, per fare dei controlli. Controlli che sono stati negati. Il pediatra ha risposto: se non ci sono delle ragioni, i bambini non possono fare le analisi di laboratorio. Quindi cosa facciamo? Ah, ve le andate a pagare. Questa famiglia, c'è solo il papà che lavora. La mamma è casalinga, segue i figli. Allora, vorrei capire per quale ragione i nostri servizi sanitari sono stati contratti fino all'osso, è rimasto davvero poco quanto niente, ma le tasse sono rimaste esattamente le stesse. Non paghiamo meno per un servizio sanitario che non funziona. Abbiamo liste d'attesa che durano anni, non sto scherzando, nella regione Puglia per fare un ECG ci vuole non meno di un anno. Con grande vantaggio degli studi privati che te le fanno in 2 giorni.
non a caso fioriscono, spuntano come funghi e guarda caso spuntano proprio accanto alle strutture pubbliche. Accanto al Policlinico di Bari, questo ve lo posso dire, ci sono ben 3 strutture private che fanno analisi, eseguono analisi di laboratorio, studio di radiologia, TAC e risonanze, perché anche un malato oncologico o un invalido civile al 100% che dovrebbe avere una corsia preferenziale o comunque vedere dei tempi di attesa decisamente ridotti, per una risonanza, per una TAC, per un qualsivoglia, deve fare liste di attesa lunghissime, non meno di 3 mesi, non meno di 6 mesi. Se poi non hai esenzioni di alcun genere, ci rinunciano o non si curano, o chi ha la possibilità, e sono pochi ve lo garantisco, lo fanno a pagamento. Allora dov'è la democrazia e dov'è soprattutto il diritto alla salute, anch'esso tutelato dalla nostra Costituzione? Per cui quello che mi preoccupa è: qualora dovesse vincere il sì per questo referendum, io temo che pezzettino per pezzettino questa nostra Costituzione, che ci invidia tutto il mondo, verrà completamente snaturata, distrutta. A favore di chi? A favore di che cosa? Del cittadino? Non credo. Perché non credo che nella nostra vita avremo giovamento per tutto questo. Parole sante. Lo so, cioè non lo so, cioè dico, spero che siano parole condivisibili, ma io invito, e lo farò in maniera strenua ogni volta che ci sentiremo, amici ascoltatori di Radio Saiuz, a partecipare attivamente. Fatelo con le chat, fatelo con l'email, ve la ridò: infospazioaperto@gmail.com, tutto piccolino. Fate sentire la vostra voce, siate partecipi, perché questo è uno stato di cose destinato ad involvere, non ad evolvere. La qualità della nostra vita non migliorerà con queste riforme. Esatto. Sarà come sempre la qualità della vita dei pochi a trarne giovamento, non la nostra. Bisogna che ci svegliamo, partecipiamo. Poverini, i deputati, io leggevo l'altro giorno, ma lo sapete, c'è anche l'indennizzo per le punture di insetto, cosa terrificante. Volevo dire, stavo guardando mentre parlavi dei referendum, un referendum della Mannheimer, il no è al 55%, il sì al 45% delle Umetra. Deve ancora migliorare. Deve ancora migliorare, lo sterò, come si dice, monitorato. Assolutamente. Bene, sono, perdonatemi se mi sono dilungata un attimo. No, è molto importante. Il problema è che vivendole ogni giorno queste cose, perché in uno studio medico vi garantisco, raccogliamo davvero di tutto, sentiamo davvero di tutto, ma soprattutto raccogliamo la disperazione della gente. Ma questa disperazione deve diventare produttiva, produttiva di partecipazione attiva. Quindi chiedo scusa se mi sono dilungata, se è potuto sembrare così un monologo, ma spero soltanto che davvero l'italiano medio prenda coscienza delle proprie potenzialità. Noi abbiamo tanto come paese, come popolo, come civiltà, storia, cultura, non possiamo buttarlo così alle ortiche, davvero, non è possibile. Hai perfettamente ragione, però intanto è iniziato il grande fratello VIP e quindi siamo tutti felici e contenti. E come mai voi non siete stati invitati? Perché non siamo VIP. Ma come no, dai. perché VIP nel nostro caso è veri mani pirla. Esatto. E allora, comunque voglio dire un'ultima battuta, poi chiudo. Io ogni tanto guardo forum, mia moglie è un'appassionata. C'era una causa di una direttrice di un centro di analisi che aveva licenziato la propria, non infermiera, quella della reception, perché una signora molto povera era andata a chiedere delle informazioni per un'analisi, gli ha chiesto tantissimo, e a che, presa da compassione, questa ragazza gli ha consigliato di andare in un centro vicino che costava molto meno. Logicamente ci sarà stata la soffiata e così è iniziata la storia. E così, va bene. E come si è conclusa?
non lo so perché non ho guardato il finale. Oh, dobbiamo chiederlo a tua moglie allora. Non ho guardato tua moglie. Il giudice arbitro, che è molto interessante, sono delle cause molto interessanti. È così, cara Antonella, io vi saluto, vi ringrazio e ci risentiremo quest'altro mercoledì. Grazie, vi ricordo la mia modestissima, la nostra, perché c'è anche il grande Rosario. Io attendevo anche una Dulcinea del Toboso, ma non si è fatta viva l'altra volta. Si farà viva la prossima settimana. Va bene, la prossima settimana ci sarà un ospite molto gradito, che è già stato presente molte volte nella mia trasmissione, il dottor Hamza Piccardo, Roberto Piccardo, il traduttore del Corano e anche ex presidente dell'UNICOI, degli musulmani italiani, che mi ha detto verrà per parlare di molte novità nel campo islamico italiano. Ricordiamo allora ai nostri ascoltatori, Alfredo? Il programma Don Chisciotte Mulini a Vento, martedì sera alle 22. E noi ci saremo. Benissimo. Grazie a te per essere stato con noi questa sera. Grazie Alfredo. Ringraziamo anche Marco Grilli, che ricordiamo è il coordinatore per Alternativa nel Friuli Venezia Giulia. Grazie Marco, grazie per essere stato con noi. A voi come sempre. Naturalmente ci risentiremo il prossimo mercoledì e passiamo la linea a Massimo Bonella per gli aggiornamenti alle 19.36. Prego Massimo. Sì, esattamente, grazie Antonella. Riprendo qui da Radio Favaro Veneto, Pianeta Oggi TV. E dunque, mi avete soprattutto in quest'ultima parte fatto saltare sulla sedia non so quante volte. Parole sacrosante di Antonella, che io condivido e appoggio anche assolutamente, le amplifico, perché in poche parole potremmo dire veramente con grandi megafoni da Milano a Palermo che le automobili in officina sono trattate meglio, nel senso che sì, ok, portamela qua alle 2, che stasera per le 5, anche prima, ben qua alle 4:30, che l'hai già pronta a posto. Per quanto riguarda poi il discorso delle famiglie, che non si può realizzare una famiglia perché non mancano i soldi, ne siamo di fronte a una situazione di strozzinaggine. Questo vale anche per chi si vuole mettere in proprio, visto che il lavoro è sempre di meno, uno può inventarsi anche un lavoro, qualcosa, non può farlo perché va in fallimento subito, eccetera eccetera eccetera. Ecco, questo è il dato di fatto. Perdonami Massimo, ma c'è un'altra cosa da dire, che questa giornata della fertilità, nel momento in cui si è compreso quanto sbagliato sia stato l'approccio comunicativo, è stata poi trasformata in una giornata di informazione. Esatto. Di informazione per la tutela della propria salute, eccetera eccetera. Ma ripropongo la domanda poc'anzi espressa: se per tutelare la mia salute ho bisogno di accedere ad alcuni servizi e questi servizi non vengono erogati, come può lo Stato tutelare la mia salute? Sui pacchetti di sigarette avete visto cosa c'è? Dico quest'ultima, Massimo, e poi ti ripasso la linea. Sui pacchetti di sigarette adesso ci sono le immagini disparate, sì, più veramente una peggio dell'altra, eccetera. E lo Stato mi informa che fumare danneggia la mia salute. Ma lo Stato non mi informa che se per caso vivo a Taranto posso morire per le esalazioni dell'ILVA. Lo Stato non mi informa del fatto che se vivo a Bari posso morire per l'amianto che la Fibronit tutt'oggi ancora lì a cielo aperto continua a spargere per la città. Lo Stato non mi informa che se vivo in un territorio sismico le case vengono costruite con la sabbia, anche quello può nuocere alla mia salute. Credo che siano diverse le informazioni che lo Stato non mi dà. Come per esempio quella delle macchinette mangia soldi, in tutti i bar c'è scritto che se soffri di ludopatia, questi numeri ti possono aiutare. Sì, è esattamente come le sigarette, non cambia. Ecco, allora
desidererei ricevere lo stesso tipo di informazione quando acquisto magari un pacco di pasta che con i suoi conservanti, eccetera, eccetera, diventa fonte di introduzione di sostanze cancerogene. Questo ormai è stato provato e conclamato anche dalla scienza, per cui va bene, scusate, era una richiesta di informazione supplettiva. Prego, Massimo. No, tranquilla, anzi, non posso che praticamente condividere tutto questo, è quello che viviamo tutti i giorni. Io, insomma, ho gli occhi, vedo, sento, io credo a quello che vedo, quello che sento. In sostanza, questo è come dire, è lo scenario molto grave, gravissimo, e chi lo ha creato un giorno la pagherà cara, perché prima o poi, a fine del percorso della vita, uno dovrà rendere conto a qualcuno. Quindi, soprattutto a colui che ci ha creato un pianeta così perfetto, bellissimo, che ci dà tutto senza chiedere in cambio nulla, ci dà tutte le possibilità per vivere e noi lo stiamo distruggendo. Ma mi viene in mente sempre Sodoma e Gomorra, cioè non so cosa aspetti a fare un'operazione di questo tipo dall'altro. Scusate, ma veramente non posso essere, cioè non posso mettermi la benda davanti agli occhi. Ecco, e Dulcis in fondo le pensioni, no? Non si va più in pensione, siamo costretti a crepare, loro hanno calcolato diabolico. Hanno praticamente calcolato perché qualcuno non arriverà alla pensione, quindi meno pensioni da erogare. Come mai non ci sono i soldi? I giovani pensano di farli girare per l'Europa queste politiche altresì diaboliche, come se non costa niente già per l'Europa. E dove vanno questi ragazzi qua, no? Io a volte sento anche alcuni genitori imbecilli che dicono: ah sì, adesso io ho il figlio, gli faccio fare tutte le lingue, è perché gira l'Europa, deve girare l'Europa. Ma dove gira l'Europa? In mezzo ai pericoli, in mezzo a stressarsi come non so che cosa, cioè, ma io non riesco a capire anche poi i genitori, cioè, probabilmente abbiamo queste nuove generazioni che piuttosto di cercare di sistemare alcuni errori del passato, niente, li amplificano, perché questo è di fatto il discorso. Comunque è da tempo che ci sono dei segnali che qui qualcuno c'è una regia occulta che vuole praticamente abbassare anche il grado culturale delle persone, vuole arrivare di fatto a creare una società di pochi ricchi, ricchi e una stragrande maggioranza di poveri, poverissimi, non c'è più la via di mezzo, questo insomma, lo vediamo che si sta delineando. Ecco, è inutile anche qui metterci una benda davanti agli occhi, stiamo vedendo queste situazioni qua. E dunque, frutto di personaggi squallidi che hanno in mano il potere economico finanziario, che creano tutti questi giochetti, queste regie, massonerie, qui faccio dei riferimenti ben precisi a queste massonerie. Basti pensare anche con la P2, quando poi si è voluto arrivare a dire abbassiamo il grado culturale della gente, no? Creiamo tutti questi network, no? Così all'improvviso uno ha tanti soldi, prende tutte le frequenze, ma dove trova questi soldi qua? Tanto per dire. Insomma, allora si arriva a poi a creare una programmazione superficiale, una programmazione stupida, come il titolo di quel programma che prima qualcuno di voi aveva nominato. Ecco, e praticamente il risultato finale è stato ottenuto, cioè abbassare il grado culturale delle persone. Per fortuna comunque ci sono ancora dei movimenti molto intelligenti, molto attivi, dinamici, che vogliono che le verità vengano a galla e non ci si ferma mai. Dunque, solidarietà piena ai terremotati con la storia del ponte dello stretto. Io veramente qui non ho parole, mi fermo qui, vi do solamente un aggiornamento, parliamo appunto di terremoto. Dunque c'è stata purtroppo questa un'altra notizia veramente che è incredibile, perché hanno rubato i computer all'interno di una scuola di Acquasanta, e il terremoto non aveva fermato l'attività didattica in questa località. La scuola distrutta era infatti stata ricostruita e regolarmente aperta il 14 settembre, a soli 20 giorni dal sisma. Ci hanno pensato gli sciacalli maledetti che hanno rubato tutti i PC della scuola, della Scolano, perché siamo in provincia di Ascoli Piceno. Noi stiamo lottando per non fare morire il paese, e in Italia c'è gente così che non ha vergogna, dice il sindaco Stangoni. Spiralli di ottimismo a Sant'Angelo di Amatrice. Vi do anche questa notizia che l'ho trovata sul televideo, dove praticamente i tecnici del MIBACT stanno recuperando opere d'arte del santuario di Galloro. E alle 19:43 vi restituisco la linea, ci sarà il riepilogo poi di queste top news alle 22 con l'Osservatorio Antimafia. A te, Antonello, un saluto circolare a voi tutti.
Grazie a Massimo Bonella, editorialista di pianetaoggitv.net. Devo informare Massimo, te e tutti i nostri ascoltatori, che Osservatorio Antimafia riprenderà mercoledì prossimo sempre alle 22. Ricordo a tutti gli ascoltatori l'indirizzo mail di Spazio Aperto, info@spazioaperto@gmail.com. Potete inviare le vostre idee, le vostre opinioni, i vostri suggerimenti e soprattutto le vostre critiche. Saranno lette e ad ognuna di esse verrà data risposta, naturalmente. Ringrazio Rosario Moreno per la regia centrale da Treviso, ringrazio ancora Marco Grilli, che vedo essere in collegamento con noi, ringrazio Massimo Bonella e ringrazio soprattutto gli ascoltatori. Vi do appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alle 18.30, su Radio Saiuz e Spazio Aperto. A tutti voi buona serata. Un caro saluto allora dalla regia, ci vuole, lo devo dire. Ciao ciao a tutti. Certo. Rosario, aspettavamo te, tu hai le chiavi in mano alla fine. Certo. Può chiudersi la trasmissione senza la voce del capo. Esatto. Un abbraccio circolare a tutto il condominio di Radio Science.